Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita. Come vedete, no, non sto nella stanza BAT. Sono venuto a Barcellona. C'ho proprio il W qua dietro di me. Abbiamo deciso di fare un piccolo weekendino a Barcellona, io ed Ele, semplicemente per riposarmi un po', dato che sto lavorando sulla tesi a Bath, e devo dire che è stato un periodo abbastanza tosto, quindi abbiamo trovato dei prezzi dei voli a 99 euro, ho detto sai cosa, andiamo a Barcellona, sapete che è la mia città preferita, e ora sono le 11 del mattino, mi sto facendo una passeggiata sulla spiaggia, ed è veramente una roba assurda ragazzi, mi piace tantissimo questa città. Il programma di oggi: probabilmente rimarremo qua a prenderci un po' di vitamina D che fa bene e non c'era abbastanza in Inghilterra, per altre magari 1 o 2 ore, poi andiamo a mangiarci qualcosa, magari facciamo un giretto di Barcellona e ci sarà anche un allenamento. Quello allenamento ragazzi non manca mai, non vedo l'ora di andare in palestra in realtà oggi. Ancora una cosa, vi appassionate così tanto che pure quando andate a farvi una vacanza continuate ad andare in palestra. Detto questo, se vi piace questo video mi raccomando lasciateci un like, grazie a tutto il supporto sull'ultimo video, ho visto che vi è piaciuto tantissimo, mi fa piacere, ve ne porto altri così, ma questo invece sarà un vlog, godetelo. Guardate che bomba! Se non ci siete mai stati, questo è il posto di Barceloneta dove si possono fare calisthenics e altre cose. Vediamo un po' quante body weights pull ups riesco a fare ad un peso di 80 kg, quindi sono bello pesante. Non so, quante pensi? 40? Guarda queste cose. 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comincio a tentennare, 7, 8, 9, 10. Sono solo a 10? Sì. Ragazzi, il calisthenics non è una cosa mia, mi piace più fare i pesi perché riesco a progredire, mi piace proprio diventare più forte, però ragazzi ci sta gente qua che ci hanno dei fisicacci besti veramente. Hai visto? È questa, fagli un po' vedere qua. Ci andiamo a fare una bella. Veramente ci mettono tutta quella verdura che vuoi, poi ci sta salmone, il tonno, poi decidi tu che proteine vuoi. Buona. Guardate che bomba raga, mamma mia. Mia, tonno, salmone, avocado, cocco, un po' di frutta, un po' di insalata varia. Una bomba veramente. Pranzo con una vista stupenda. Altro che basta. E comunque devo ringraziare il caro Bonfit che ci ha fatto scoprire sta bomba. Allora, miei cari ragazzuoli, change of scenes, è notte, non è più giorno, purtroppo siamo stati a casa, ci abbiamo avuto un piccolo disguido, siamo dovuti rientrare per fare un po' di lavoro sulla tesi, abbiamo parlato con una professoressa, diciamo che dobbiamo cambiare un po' la tesi, quindi abbiamo avuto 3-4 ore di lavoro là, però adesso siamo fuori dalla palestra. Qua come vedete anche qua c'è Anytime Fitness, quindi l'abbonamento mio di Bath, questa è la cosa ottima di questo chain di palestre, che praticamente con l'abbonamento di Bath posso comunque allenarmi in qualsiasi Anytime Fitness in giro per il mondo, quindi anche a Barcellona possiamo allenarci, sono le 9:30 di sera. È un allenamento pull, per me dovrebbe essere pull di forza, però ovviamente non sto in condizione ottimale, ma invece di saltare l'allenamento ci vado comunque, ma invece di fare tutto l'allenamento completo farò diciamo un mix di forza e di ipertrofia, penso di fare un esercizio schiena, un esercizio bicipiti e faccio magari 2 o 3 esercizi a test, 3 serie per ogni esercizio. Questo è l'allenamento, let's get it. Questa maniglia che è una maniglia strana per fare questo lat pull down, però mi permette un'ampiezza un pochino più ampia rispetto a tipo questa che è molto stretta,
un po' strano, però colpisce bene il bicipite. Appena finito l'allenamento e lei sta ancora lì che si sta allenando, io ho deciso di fare l'ultimo esercizio in stile Mayo Reps. Se non sapete di cosa sto parlando, avevo fatto un video apposito. Di solito se sono stanco, non mi piace di stare tanto in palestra oppure la palestra chiude, faccio Mayo Reps. Quindi ho fatto per i deltoidi posteriori, che sono proprio la parte indietro della spalla, ho deciso di fare Mayo Reps. Comunque, finito qua l'allenamento, meglio del previsto ragazzi, uno è meglio di zero. Se non riuscite a fare tutto l'allenamento invece di saltarlo, andateci comunque. Metti che invece di un'ora avete 30 minuti, cioè andate comunque, fate il massimo con quello, col tempo che avete. La costanza vi permetterà di raggiungere appunto delle cose che magari non pensavate mai di poter raggiungere. Non è la perfezione, ma è la costanza verso un obiettivo. Uno sempre meglio di zero. Detto questo, è tardi, sono almeno le 11, forse un po' più tardi delle 11. Torniamo a casa, mangiamo qualcosa, ci vediamo dopo. Ragazzi, come vedete sono appena rientrato a casa a Bath. Veramente sono stato a Barcellona solamente 2 giorni. Faceva un sole, faceva un caldo veramente bellissimo. Purtroppo abbiamo avuto quella piccola complicazione con la tesi, ma è un periodo di tesi ragazzi. Non so se alcuni di voi stanno facendo anche voi la tesi, scrivetelo nei commenti così ci supportiamo a vicenda. Abbiamo dovuto fare un pochino di risolvere quel problemino. Ora sono tornato, mi sono già rimesso al lavoro. Praticamente da adesso fino a maggio l'unica cosa che devo fare è questa tesi. Ovviamente ci stanno la parte orale, la parte scritta, ci sono diversi, diciamo, esamini, è un pochino diverso rispetto a come è in Italia, però ovviamente l'unica cosa che devo fare tutto il semestre è questa tesi, quindi ci sto lavorando ogni singolo giorno e speriamo bene. Dopodiché non so che cosa fare, ne parleremo insieme magari nei prossimi video. Detto questo, io spero vi sia piaciuto questo video, volevo farvi capire che a volte ragazzi non potete pianificare tutto. Se vedete, avete l'opportunità e riuscite a trovare appunto magari qualche biglietto low cost, così partite per 1 o 2 giorni, cambiate aria ragazzi, vi rinfrescate la mente. So che non è sempre possibile ragazzi, lo sto dicendo, se avete l'opzione, se avete l'opportunità, altrimenti ovviamente lavoro per prima cosa. Poi se riuscite invece a trovare un piccolo spiraglio per partire 1 o 2 giorni, ragazzi, meglio che restare sempre in un posto che magari non vi piace così tanto. Questo è quello che ho fatto io, ho ricaricato le pile, ora sono carico per affrontare nuovamente il semestre. Detto questo, io vi ringrazio veramente tantissimo della visualizzazione, grazie di tutto il supporto sull'ultimo video che è andato alla grande. Proverò quindi a mettere insieme alcuni vlog e alcuni video un pochino più informativi, riportando ovviamente la ricerca scientifica. Se avete qualche consiglio, video, qualsiasi cosa, lasciatelo giù nei commenti. Vi ringrazio tantissimo, lasciateci un like come sempre se vi piace il video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi.